3, 4, <ride> e chi aveva giovane come sempre? Il col Simo! Oh, io non mi stacco. Ah ah! Tu sei nel frame della Matrix. Cazzo guardi gli altri. Se non sai manco di che cazzo parli. Pensi tutto quello che pensano gli altri. Oh, aspetta, ma cosa stai facendo? Fermaci. Sto facendo il barset, Simo. Devo fare altri tre giri? Allora ascoltami un attimo perché se vedo anche l'ultimo giro stanotte mi vengono gli incubi. Se anche tu stai allenando i barset in questo modo, fermati e ascoltami perché tra un po' sembri Magic Arp sopra la sbarra, mi raccomando. In questo video ragazzi vedremo che cosa sono i barset, andiamo a vedere quali sono i prerequisiti per potersi approcciare ed allenare in sicurezza il movimento e andiamo a vedere come contestualizzarli all'interno di una programmazione con logica. Per ottimizzare e velocizzare il tuo processo di miglioramento, non solo nei bar set ma in generale in tutto quello che è il calisthenics. Perché dovresti ascoltarmi se ti parlo di bar set? Perché pratico bar set da ormai più di sei anni ad alto livello e. Ho allenato tanti ragazzi di varie categorie di peso, ti cito alcuni nomi di ragazzi che pesano più di 80 kg, tra cui Jacopo Rocchetti, che anche lui è un canale di YouTube, abbiamo fatto tanti allenamenti di endurance insieme. Ho allenato Alessandro Giannone che è un altro ragazzo che pesa più di 80 kg. che Ha fatto un bar set come 10 muscle up 10 bar dip e 10 trazioni con 10 kg. Quindi un livello molto alto all'interno di quello che sono i bar set, soprattutto per quanto pesa la persona, perché ragazzi è oggettivo che se un ragazzo è alto 1,50 m e pesa 50 kg, farà i bracet con molta meno fatica rispetto a una persona che è alta 1,85 m e pesa 85 kg e ha delle leve oggettivamente diverse. Vi cito queste casistiche perché più si alza la complessità nel raggiungimento di un risultato, più serve una programmazione precisa per arrivare a questo risultato elitario. Sì, no, ma perché mi sono perso che ho mangiato un moscerino. Oh. È proprio andato in gola, ragazzi, ti devo dire. Quindi rimani fino alla fine perché le informazioni che trovi all'interno di questo video non ci sono sui libri. Cioè, se vai alla Mondatore e trovi un libro sui barset, fammelo sapere, ma quello che ti sto dicendo è frutto della mia esperienza di anni di duro lavoro sui set e di anni in cui ho portato più persone a raggiungere certi risultati nei bra set. Quindi è tutta esperienza pratica sul campo, portata poi nel mondo della programmazione. Allora, ragazzi, ecco che cos'è un bar set, te ne mostro uno. Farò prima. Un muscle up, poi 10 bar dip, 5 trazioni e per renderlo di livello intermedio ci mettiamo un bell'altro muscle up. Perché ragazzi vi parlo di bar set a livello intermedio in ottica di quello che è una serie allenante? Perché un bar set deve essere gestibile per essere allenato. Se noi ci appendiamo alla sbarra andiamo a cedimento, stiamo sperando di migliorare. Ma se vogliamo creare un contesto di scheda che ci porta al successo e ci porta al miglioramento, dobbiamo essere consapevoli che serve tenere margine e fare esecuzioni pulite e veloci quando si fanno i bar set. Che cos'è un bar set, dunque, ragazzi? È un insieme di esercizi consecutivi fatti sulla sbarra che di solito sono composti da muscle up, bar dip. E trazioni poi ad altissimo livello uno può metterci front lever, trazioni con una mano, piegamenti in verticale ma questi sono altri discorsi oggi concentriamoci sui punti chiave del bar set, quindi muscle up, bar dip e trazioni, serve diventare forti in questi movimenti e puliti e tecnici ovviamente perché senza pulizia tecnica non c'è reale componente di forza. Quindi Simo questo è un bar set, eh? Ma teoricamente sì, perché alla fine c'è stato un insieme di esercizi consecutivi sulla sbarra, ma praticamente per la mia definizione di bar set io vado a definire un bar set quando una persona fa almeno 15-20 reps per la sbarra e c'è cioè un tempo sotto tensione di almeno 15-20 secondi. Ovviamente a livello teorico, come ho detto, può esserlo. Per me ragazzi non ha senso allenare un bar set così breve, ma perché non andiamo a allenare chissà che capacità di resistenza sulle trazioni dopo aver fatto un po' di bar dip un po' di muscle up questo lo vedo più come bar set inclina il miglioramento della forza perché alla fine è la parte difficile è fare il primo muscle up una volta che si è fatto quello è impossibile non riuscire a fare un bar dip o una trazione quindi teoricamente sì è un bar set ma in ottica allenante non ha praticamente senso fare solo cose di questo tipo ma quindi cosa cambia tra circuiti e bar set perché in tanti non hanno ancora capito qual è la differenza Ragazzi, come vi ho detto precedentemente, i bar set sono un susseguirsi di esercizi sulla sbarra. Se voi fate un circuito invece in cui fate, per esempio, 20 dip, 5 muscle up, 20 push up, poi 10 trazioni, cioè quella componente in cui staccate le mani dalla sbarra per passare da un esercizio all'altro, toglie quello che è la definizione di bar set. Sono sicuramente super allenanti i circuiti per diventare forti nei bar set, e dal punto di vista della programmazione ne parleremo dopo. Però sono una categoria di esercizi diversi. Molti credono che gli unici bar set allenanti o gli unici bar set belli siano quella successione infinita di esercizi che anche io riesco a fare sulla sbarra, come per esempio 30 trazioni, 5 muscle up, 60 bar dip, 5 muscle up e altri 10 trazioni, bar set di questo tipo. Quando in realtà, ragazzi, per arrivare a fare cose a questo livello, serve passare da quello che sono bar set più basilari. Come per esempio un muscle up 10 bar deep 5 trazioni, e serve ovviamente avere una programmazione che ti porta gradualmente a raggiungere la possibilità di provare a fare quel set. Perché ovviamente ragazzi bisogna distinguere bar set come obiettivo da raggiungere e bar set come cosa che si può inserire in un contesto di scheda senza che ti vada a cuocere completamente. Questa è una differenza molto, molto importante. Ma quali sono ragazzi i bar set più famosi? E vado a citarvi anche alcuni dei bar set che sono riuscito a fare. Sicuramente il primo bar set che una persona prova quando inizia calisthenics è 10 muscle up, 10 bar dip, 10 trazioni che tuttora a corpo libero viene eseguito da poche persone con una tecnica perfetta e nel momento in cui una persona riesce ad aggiungerlo per me è già un livello elitario. Non bisogna guardare magari a quello che sono i casi assurdi, io ti faccio un esempio, ho fatto quello stesso bar set che ti ho citato con 16 kg di zavorga, ma puoi capire che questa è una casistica che è un unicum, siamo riusciti in poche persone al mondo per ora a fare quello che è questo bar set con questa zavorga. Altri bar set super famosi sono sicuramente il God Set che sta a indicare Greatness On Demand, va a comporre 50 trazioni, un muscle up e 50 bar dip senza staccarsi dalla sbarga. Questo comunque capite che è un bar set di un livello incredibile perché fare un muscle up dopo 50 trazioni è molto più complesso di quello che può apparire. Altri bar set comunque molto complessi sono magari riuscire a fare un certo numero di muscle up dopo 30 trazioni. Avevo fatto un bar set molto bello, dove avevo fatto un muscle up 10 bar dip, un muscle up 9 bar dip, a scendere fino a 1 più 1, poi ci avevo messo altre 10 trazioni e un muscle up finale. Questo è un bar set molto bello, ma perché, perché poi una persona può anche inventarsi quello che sono dei bar set eh, spaziando con quello che è la sua creatività, quando si ha un certo livello di forza. L'ultimo bar set che vado a citare è il silver set, che era composto da 20 trazioni, 20 muscle up e 20 bar dip. Questo è un altro dei bar set che se eseguito senza troppi recuperi sulla sbarra ti porta a un livello, eh, si può dire, leggendario perché già fare 20 muscle up è incredibile fare 20 muscle up veloci dopo 20 trazioni ti fa capire che c'è qualcosa di non umano in chi lo riesce a fare adesso ragazzi, Luca, uno dei coach del mio team si è sentito sfidato da parte mia perché non ha mai provato a fare 10 muscle up, 10 bar dip e 10 trazioni. Proverà adesso all'interno di questo video, ma prima ci tengo a farvi qualche precisazione. Luca comunque riesce a fare dip con 100 kg per più ripetizioni, ha un buon livello sulle trazioni zavorgate, riesce a fare muscle up con 20 kg, quindi ha un livello di forza base generale che gli consente di poter fare il bar set. Però come vedrete, le 10 trazioni finali... Non sono mai un gioco all'interno di quello che sono i set. E prestate molta attenzione a come una persona finisce quello che sono i set che va a fare. Perché in pochi riusciamo a continuare a fare le azioni dopo dei set lunghi di Massolap e Bardip fatti precedentemente. Sono curioso, vediamo Luca cosa fa. Io lo giudico nel frattempo. Conta che per metterti poca pressione, persino il videomaker è riuscito a farlo. E ragazzi, a te. Secondo, e me anche, videomaker... secondo me anche la princess se si allena un attimo, e <ride> <ride> io vi <mi> vedo. <prendo, ride> Si parte Adesso con poca pressione. Vi faccio vedere io. Speriamo perché sennò è una tetta di skills eh. Fatti i pantaloni lunghi. Ah, si Con 40 attaccati al parco L'hai se concentrato, parte, respira. Ma sono app molto buoni per ora. 5 rispetto eh il al Milano centro siamo anime dirette all'inferno e ragazzi, prestate attenzione a come le gambe seguono sempre Luca dietro la sbarra c'è un conto e fare 10 mu chipati un conto e fare 10 mu così 9 te ne manca uno e è andata la prima parte 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso arriva la parte divertente del set <ride> che secondo me ucciderà Luca, ma vediamo. 1, 2, 3, 4. E chi aveva ragione come sempre? Il consimo. 5, 6. Dai dai, che se le grindi alla volta le fai, 7. 8 in gara 9 10 c'era qualche no nelle trazioni ragazzi eh. però questo vi fa capire qual è un obiettivo da raggiungere cioè se uno fa un bar set così non può definirlo allenante poi Luca l'ha fatto adesso con pochissimo riscaldamento quindi cose da non provare a casa però capite che cioè, se lui tra 3 minuti riprova a farlo è scoppiato e anzi se prova a metterlo all'inizio di una sua programmazione eh, arriva a tutti gli altri esercizi troppo cotto per poter performare al meglio. Quindi uno deve pianificare un giorno in cui lo prova e dopo non fa altro. È diverso rispetto a che allenarsi e sperare di migliorare, il pianificare quello che è il provare un bar set. Sempre il povero videomaker che vi parla. Raggiungiamo i 300 like e vi esco il video con la parte più succosa. Quante volte allenare i bar set? Come si periodizzano all'interno dell'anno? Quali bar set allenare e come inserirlo in scheda? 300 like e usciamo il video.